Ciao, sono Alice Del Vecchio e sono una biologa nutrizionista e questa è Briciole, salute in tavola. Oggi parliamo delle allergie alimentari, che sono reazioni avverse a un alimento o a un suo componente scatenate dal sistema immunitario. Non sappiamo bene il perché avvenga questa reazione, ma ne conosciamo il meccanismo. Praticamente un nutriente, spesso una proteina contenuta in un alimento, viene riconosciuta dal sistema immunitario come un qualcosa di estraneo da cui bisogna difendersi attraverso la produzione di anticorpi e molecole che provocano i sintomi comuni come fastidio o blocco alla gola, eruzioni cutanee e rossori, problemi gastrointestinali come crampi e vomito e shock anafilattico, che è la reazione più rischiosa dal momento che può portare a un blocco respiratorio. Come possiamo fare per gestirle al meglio? 1. Sapere a cosa si è allergici. Si possono effettuare i BRIC test verso vari allergeni. Questi test, per prevenire sintomi gravi, si effettuano sempre con un personale sanitario pronto a intervenire se necessario. Un altro test diagnostico per singolo allergene è il RAS, cioè la ricerca di anticorpi IgE nel sangue. 2. Escludere completamente dalla dieta l'alimento allergene. Infatti, a differenza delle intolleranze alimentari, piccoli quantitativi di allergene possono scatenare una reazione. 3. Saper leggere bene un'etichetta alimentare. Infatti, per legge, sulle etichette ci deve essere scritto in grassetto l'eventuale presenza dei 14 allergeni più comuni stabiliti dal regolamento UE. 4. Il soggetto allergico deve sempre portare con sé antistaminici o l'adrenalina per prevenire sintomi più gravi. In conclusione, sfatiamo un altro mito. Le allergie alimentari non fanno ingrassare, anzi, per ragioni comportamentali è vero il contrario. Ovvero, idealmente, un soggetto allergico sa quale alimento non può mangiare, quindi escludendolo dalla dieta si eliminano calorie di troppo, che è ciò che provoca l'aumento di peso vero e proprio. In realtà, nella comunità scientifica, si ipotizza il contrario, cioè che l'obesità e il sovrappeso porti allo sviluppo di nuove allergie.